Buongiorno, questa volta faccio la clip nella macchina perché sono in giro. In verità sono andata a lavorare, ho finito di lavorare. Adesso stiamo qua in banca a Cernobbio e dato che esco solo per l'emergenza perché ho necessità, io faccio, diciamo così, per cui in poche parole finiamo di fare queste cose qui e poi andiamo a casa. Non ho capito perché sono bianca. Comunque niente, torniamo a casa e vi faccio vedere cosa ho comprato su Amazon, così lo montiamo insieme. Non vi spoilerò niente. E come avete capito, questo è un vlog. Per cui niente. Prima vi faccio vedere il cavalletto, cioè il supporto, non il cavalletto, il supporto dell'auto per il telefono. Non so se si vede. Questo è il supporto. L'ho comprato su Amazon perché così almeno quando devo vloggare in macchina lo metto lì e non ho problemi, così non devo guardare il telefono. Anche perché io quando guido non uso mai, ma proprio mai il telefono. Anche se mi chiamano io non rispondo, per cui quando guido il telefono proprio per me non esiste. E ho comprato questo supporto perché così almeno lo appoggio su e quando devo registrare una mini clip, diciamo, lo registro. Sti aerei che passano. Vabbè, ci vediamo a casa. Uno. E allora qua dentro c'è la scartiera. Forse. Sassi magari messo dentro. Mamma mia. Quante cose. C'è questo aggeggio che non so che cos'è. Poi c'è questo.
sono dei gommini, non lo so. Ce n'è un altro. Qui c'è questo coso. Ovviamente è tutto da montare perché... E poi c'è questo. Questi qua sono praticamente di plastica. Ce ne sono 10. Adesso montiamo la scarpiera. Ho preso questa perché costava meno. Invece di pagarla 60 euro l'ho pagata 30. Era in promozione offerta lampo, allora ho voluto prendere questa. Che poi la puoi mettere anche come vuoi, perché la puoi mettere o lunga o corta, o cioè in teoria è tipo così. Anzi, puoi mettere tutte e due uguali. Non è male. Di plastica. Adesso la montiamo e vediamo come viene. Stiamo montando. In pratica deve venire tipo così. Ci sono tanti pezzi, ma è facilissimo. Praticamente questi li devi infilare dentro qua e poi questi li attacchi. E viene così. Faccio con gli altri. Questa è la scarpiera. Ovviamente l'abbiamo messo un po' per montarla, perché ancora non avevamo capito come si montava, però era semplice. Adesso metto tutte le scarpe, vediamo se ci stanno tutte, perché ne ho un bel po', se no mi tocca comprare un'altra di questa fila. Ok, sono riuscita a mettere tutte le scarpe, stranamente ci sono state tutte tranne queste. Però vabbè, e niente, qui ci sono le scarpe, ci sono sia quelle estivi che quelle invernali, in poche parole. E ci ho messo di tutte le scarpe che avevo qua dentro. Per il momento certi non ci stavano, per cui l'ho messi un po' così perché non ci stavano, ho dovuto metterle per forza così, però per il momento la lascio così. Non è male, l'ho presa su Amazon, è molto carina. E poi io, vabbè, l'ho montata così, ma in teoria potrebbe essere lunga fino a su, però vabbè, io preferirei lasciarla così. Volevo farvi vedere le altre due cose che ho acquistato sempre su Amazon. Allora, dato che mi servivano i pennelli per il trucco, ho preso sia questo che questi. Adesso ve li faccio vedere. Allora, uno è questo che l'ho pagato, se non mi sbaglio, 12 euro. Sono 15 pennelli. Si presenta così, è un set. L'ho voluto prendere un po' particolari, perché io sinceramente i pennelli che ho sono rovinati e certi sono pochissimi, per cui ho detto li devo comprare, sennò come faccio a truccarmi. Si presenta così, con questo astuccino, in poche parole, dove praticamente diventano due bicchieri per appoggiare i pennelli,
è un set in poche parole, ed è fatto così, tipo marmo finto in pelle con scritto Fil Duazione, qualcosa del genere, non so se si vede. Comunque è carino, era scontato, infatti si apre così e dentro ci sono tutti i pennelli. Infatti questi diventano tipo dei bicchieri. Cioè, è troppo carino. E anche i pennelli sono di marmo. Sono tutti questi pennelli che a me l'unico che mi serviva è quello da sfumare. Questo qua mi si è rotto. E gli altri pennelli che sinceramente non ce li avevo. E sono fatti così. Ne vediamo uno insieme. Sono morbidissimi. Sono di plastica, fatti così a marmo. Ma è morbidissimo il pennello, che bello. Ho fatto un'ottima scelta. Ed è così. Sono soddisfatta del mio acquisto perché non ho mai avuto pennelli così, diciamo, nuovi. Perché i pennelli non li ho mai comprati. Ormai è un bel po' che non li compro i pennelli. Comunque, questi sono il set di pennelli che ho voluto prendere, e il bicchierino perché mi serve, perché sennò non sapevo dove mettere i pennelli. Invece così è più comodo perché posso metterli in tutti e due, in poche parole. E questo è il primo. Invece il secondo è questo. La marca è diversa perché ho voluto provarli tutti e due diversi. La confezione così, non l'ho ancora aperta perché lo volevo far vedere insieme a voi. Qua c'è scritto i pennelli, diciamo che cosa, che pennelli sono, se per il blush eccetera. Solo che mi sembra che anche in inglese, e ovviamente io in inglese non lo so, ma vabbè. Dentro invece troviamo tutti i pennelli. Questi, se non sbaglio, sono 10. Sono fatti così anche questi, però questi sono neri. Adesso vi faccio vedere uno. Sono fatti così. Ne apriamo uno, che belli che sono. Anche questi morbidissimi. Becchi, qualcosa del genere. Però sono così, neri. Troppo carini. Morbidissimi. Meno male, almeno ho qualche pennellini per il trucco nuovi. E poi ho preso, cioè dentro in omaggio c'erano queste due cose. Questo per pulire i pennelli, che in teoria ce l'ho già, però chi se ne frega, si può rompere. Dove tu prendi il pennello e lo pulisci sopra. Questi due erano in omaggio. E poi c'è la blender, la spugnetta, che sinceramente ne ho due che si sono rotte. E allora ho voluto prendere anche questo, fatta così. Meno male che ho anche una blender nuova. E questo era il set completo. Questo qua l'ho pagato 10 euro, se non sbaglio. Comunque calcolate 9 euro, 10, barra 12, non di più. Li trovate a poco prezzo. Non sono stata a comprare i pennelli di Nabla o di altre marche, perché sinceramente solo un pennello costa 10 euro. Io con 10 euro, anzi neanche, io con 20 euro ho preso praticamente più di 20 pennelli in omaggio. Più c'erano questi qua, e cioè conviene di più prenderli su Amazon che spendere 10 euro un pennello solo perché è di marca, in poche parole, per farvi capire. Però li proverò, vi farò sapere come mi trovo. C'è anche la chiusura, non male. E niente, questi sono stati gli altri due acquisti che ho comprato. Volevo farveli vedere perché ho detto è inutile farlo vedere in un acquisto, perché ora che vedete, cioè per due cose, anzi tre, e poi devo fare un video a parte dove faccio tra virgolette shopping, sinceramente poi passava troppo tempo, per cui meglio farveli vedere in un vlog, così meno questo vlog lo vedete sabato. E siamo a posto così. E niente, adesso vi faccio vedere due cosine che avevo preso a marzo. L'8 marzo
prima della festa della donna. Non ve l'ho fatto vedere, ma adesso ve le faccio vedere. Vi faccio vedere la mia aloe vera che ho comprato al negozio dove vendono le piante. E guardate, sta crescendo. Non ve l'avevo fatto vedere, ma è la mia nuova pianta che sta crescendo. Poi mi è spuntato un fiorellino. Questo è l'orchidea piccolina che avevo, ormai da 2 anni che ce l'ho, e ha fatto il fiore, anzi 3 fiorellini. Perché non mette fuoco? Ok, sia questo che questo qua grande. Alla fine ha fatto il fiore, cioè non ci credo. Poi stanno spuntando altri fiorellini. E questa pianta grande è da 2 anni che ce l'ho, ormai sono quasi 2 anni, e stranamente ho il pollice verde, perché riesco a far sì che non muoiono le piante, perché sono tutte verdi, e in più mi ha fatto i fiorellini, guardate che brava. E invece questo era quello di San Valentino, che me l'aveva regalato, solo che sono morti tutti. Dato che la scatola è bella, ovviamente ho voluto, diciamo, lasciarla lì. E invece questa, vabbè, la mimosa, questi qua ormai sono quasi morti, ma io ci tengo le piante, per cui di più che mi durano sono tipo queste qua, che sono tipo delle rose. Questa è quella rosa, infatti sta anche crescendo un po' bruttina, però sta crescendo talmente. Questa è la pianta di rose e sta crescendo bene, ci sono tutte le foglie verdi. L'unici sono questi che, dato che non hanno la terra, è un po' difficile per me. Ma invece per i vasi, tutte queste cose qui, sono soddisfatta perché mi è cresciuto il fiorellino. E sono, diciamo, felice che non li faccio morire. Per cui, meno male che ho il pollice verde. Allora, sto aspettando il pacco del mio migliore amico che mi ha spedito, diciamo, le cose per Pasqua. E allora adesso stiamo aspettando il pacco e volevo farvelo vedere, così vi faccio vedere che cosa mi ha regalato per Pasqua e che cosa ha messo dentro in questo pacco gigante che aveva detto. E niente, per cui adesso aspettiamo il pacco, vi faccio vedere cosa c'è. E niente, anche perché questo video di sicuro è durato anche tanto, e per cui farò una chiusura un po' diversa dal solito, ovviamente, però vabbè. Io c'ho il raffreddore, infatti mi trucco, ma tutte le volte che mi trucco, alla fine fa male il braccio. Alla fine mi si leva via tutto il fondotinta, tutte le cose. Cioè, non è possibile. Io non lo so. Boh, capite anche voi quando avete il raffreddore che vi mettete il fondotinta e poi alla fine vi tira via tutto il fondotinta, tutto il correttore, eccetera. Cioè, a me è capita spesso. Vabbè. Detto questo, ci vediamo dopo, sperando che arrivi il pacco e che non arriva tardi, ovviamente. È arrivato il pacco. Adesso lo stiamo aprendo. Che è bello grande. Non ti mi apre. Cosa lo faccio con me? Un po'.
Queste sono dolci. Poi ci sono questi candite al limone ricoperte di cioccolato fondente. Poi questi, i taralli. Si è bagnato, non so cos'è. È bagnato. Grazie che hai scritto il mio nome, adesso lo apro. Ma guarda te. Ma tira fuori tutto che fai prima. Poi c'è questo, la marmellata di arancia. Tante cose. Babà, no, che buoni. Poi la pasta. Ups. Poi i piperelli. Sì, beh, ma non così. Poi ci sono questi. Quanta roba, non sono... Cioè, quanta roba antica. Mamma mia, qua crema di fragole, cioè, mi pensa. E poi pomodorini gialli, questi qua, stuzzichini, altri pomodorini gialli. Poi ci sono questi, le bruschette, ma quante cose, mamma mia, cos'è? Un mamma com'è grande, calabrese, queste vengono dalla Calabria, un'altra pasta, c'è, poi qua dentro non so che cosa c'è, che carino! Che bello! Questo è un regalo che mi ha fatto. Che carino questo! È bello morbido! Un po' di limoni. I limoni che non mancano. Questi limoni che vengono da Amalfi. Guarda che belli! Che odore! Si sente anche l'odorino e poi sono grossissimi. Troppo fighi sti limoni. E poi c'è il mitico tonno e i due salamini. Mamma mia quanta roba. Cioè, siamo immersi. Il ghiaccio. Di lì dentro cosa c'è? Ah, due mozzarelle di bufala. Mamma mia. Cioè, quanta roba. E invece come mio regalo mi ha fatto questa Ninfea bianca idratante. Di questa marca qua. Che bello. Dopo assaggio anche il profumo. E poi questa qua, petali di rosa, nutriente. Cioè, come regalo per Pasqua mi ha fatto questi due. Mamma mia quanta roba. Cioè, in teoria questi tre. Mamma mia quanta roba. Ma sei pazzo. Cioè, tutta sta roba. Ok, che siamo in sei. Mamma. Cioè, quanti limoni, guarda che buoni.